Ciao ragazzi e ciao ragazze, che se no siete gelose, vero? In questi giorni che ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a stare insieme nelle nostre lezioni e ci siamo detti un po' cosa ci piace e cosa non ci piace fare. E quando voi avete chiesto al vostro maestro cosa ti piace, io vi ho detto mi piace tanto fare musica. Allora mi avete chiesto che strumento suoni? E io vi ho detto che suono tre strumenti piuttosto insoliti, anche antichi: l'organo, il clavicembalo e l'armonium. E la cosa vi ha incuriosito parecchio. Allora, con questo piccolo video voglio parlarvi dell'armonium. Quello che vedete qui alle mie spalle è il mio armonium da studio. Che cos'è l'armonium? L'armonium è uno strumento che funziona con l'aria che viene pompata o dal musicista che con due pedali, pedalando alternativamente, pompa l'aria dentro al polmone che si trova dentro allo strumento che si chiama mantice, oppure attraverso un elettroventilatore che pompa al posto delle gambe del musicista. Negli armonium più grandi, come questo qui, il sistema di pompaggio è o gestito da un'altra persona che pompa con una leva, oppure da un elettroventilatore che pompa l'aria attraverso un sistema meccanico elettrico. L'armonium funziona ad aria, esattamente come l'organo. Ma a differenza dell'organo, che se qualcuno di voi ha presente come è fatto, presenta questi tubi metallici oppure anche di legno, che servono appunto per produrre le note e che si chiamano canne, l'armonium, anziché le canne, ha delle linguette di ottone o di acciaio armonico che si chiamano ance. È lo stesso concetto del sassofono, del clarinetto, dell'oboe, solo che a differenza di questi strumenti a fiato che hanno normalmente un'ancia, l'armonium ha tante ance. Se noi togliamo il muso dalla fronte del mio strumento, possiamo vedere che in queste cellette che sono poste sotto alla prima tastiera ci sono tante ance. Ora vi faccio vedere, ve ne estraggo una, eccola qui, e ve la mostro. Come potete vedere, un'ancia è praticamente come una graffettina di quella che serve per tenere fermi i fogli. Ha questa struttura intorno che si chiama castello, e sul castello, tramite una o due vitine o due chiodini, viene ancorata una linguetta più sottile, più leggera, che è appunto l'ancia. In questo modo, quando entra l'aria all'interno della celletta dell'ancia, l'ancia viene messa in vibrazione e vibrando suona. L'armonium, a seconda di quanto è grande, ne esistono di veramente piccoli così come di veramente grandi, possiede o una sola fila di ance che si chiama gioco, oppure più giochi di ance. E allora, in quel caso, come decido quali giochi di ance far suonare e quali no? Attraverso dei comandi, a bottone oppure a pomello, a tirante, che sono appunto i registri. Azionando uno di questi comandi, io dico quale fila di ance voglio che suoni. Negli strumenti più grandi, che presentano almeno due tastiere, c'è anche un dispositivo che permette di far suonare insieme le due tastiere. Questo dispositivo è il dispositivo di unione. Vedete che se premo un tasto della tastiera non unita, l'altra tastiera rimane immobile. Se invece inserisco il meccanismo dell'unione, vedete che premendo in questo caso i tasti della prima tastiera, si abbassano anche i tasti della tastiera superiore, della seconda tastiera. Questo permette di avere più corpo di suono, più effetti sonori, in base al gusto del musicista e anche in base al carattere del brano che ho da eseguire. Negli armonium che cominciano ad avere dimensioni un po' più notevoli, spesso può capitare che oltre alle tastiere per le mani ci sia anche la tastiera per i piedi. Vedete? Questa qui in basso. Allora le tastiere per le mani si chiamano manuali. La tastiera per i piedi si chiama pedaliera. E esattamente come
nei tasti della tastiera manuale. Le note sono disposte così come le troviamo sulla tastiera del pianoforte. Anche nella tastiera per i piedi abbiamo le note esattamente come sono disposte sulla tastiera del pianoforte, soltanto che i tasti sono più grandi perché il musicista li aziona con i piedi. Il suono dell'armonium è un suono penetrante, dolce, pastoso, molto carezzevole, che si presta sia a brani brillanti, allegri, vivaci, sia a brani cullanti, come se fosse una ninna nanna, un momento di raccoglimento, una pausa che ci prendiamo dal correre, dal tran tran quotidiano. Un esempio che possiamo prendere dai brani tranquilli, cullanti, rilassanti è un corale di Lowell Mason, Nearer My God to Thee. È un brano famosissimo per una ragione, perché pare che durante l'affondamento del grande e famoso transatlantico Titanic, l'orchestra che si posizionò sul ponte suonò questo brano proprio per fare animo, per rincuorare, per far sentire la vicinanza e la speranza ai naufraghi che stavano cercando di mettersi in salvo sulle scialuppe per abbandonare la nave. Per avere invece un esempio di un brano più vivace, più giocoso, più scherzoso, dove si vede un po' di velocità anche nell'esecuzione, ci prendiamo il primo versetto in Do maggiore di un autore toscano a cavallo fra il 1600 e il 1700, Domenico Zipoli, nativo di Prato, quindi anche vicino a voi che siete dell'area fiorentina. E con questo versetto di Domenico Zipoli io vi saluto, vi dico ciao e... chissà, alla prossima volta!